Mister, ci è piaciuta la battuta, è un vulcano che dorme e io sono qui per questo, per risvegliarlo, aiutato anche da questo catino, è uno stadio bellissimo, insomma basta poco per accendere la miccia che dà il là all'entusiasmo e quindi alle vittorie, ma cosa serve? Serve la capacità di far capire ai giocatori del Vicenza, a tre o quattro di loro che hanno abbastanza talento, che se questa maturazione avviene in questo anno, il Vicenza può fare qualcosa di importante, che poi le partite si giocano con i giocatori, si giocano con le capacità tecniche dei giocatori e noi li abbiamo questi giocatori, all'infuori anche loro sono ancora addormentati, si devono svegliare e se si svegliano loro fanno svegliare poi la parte più importante che è il pubblico e allora dopo in questo stadio diventa dura per gli avversari giocare contro di noi. Il campionato è terminato con certo torpore che è calato sull'ambiente anche per l'allenatore che non accendeva le platee, però è vero che ci sono dei giocatori che potenzialmente si vede che possono diventare dei campioncini e ad avere, perché no, anche un futuro in Serie A, però solitamente si parte con una, due, tre scommesse, qui sono 7-8 i giovani da lanciare. Ecco, lei ha lavorato molto bene a Empoli, nella sua terra, in Toscana, con i giovani. Si potrebbe ripetere quella cosa là? È quello che spero, è quello che spero. Quindi io ho questa speranza e dentro di me ho la fiducia di riuscire in questo. Altrimenti insomma, no, chi me l'avrebbe fatto fare di accettare una piazza importante come Vicenza, in cui se poi non ci riesci va incontro sicuramente a delle critiche, a delle contestazioni, quindi va incontro sicuramente a delle amarezze, non me l'ha fatto fare nessuno, quindi me l'ha fatto fare questa speranza di avere a disposizione 5-6 ragazzi talentuosi e poi, come ti ripeto, se noi giochiamo un certo tipo di calcio, questo è un pubblico, come ti ripeto, come ho definito prima, che è il vulcano che dorme, perché è abituato a grandi talenti, è abituato ai grandi giocatori, è abituato a squadre che hanno saputo giocare calcio di grande fattura e quindi la mia speranza è solo questa.